dell'agricoltore compaiono una bella, ecco, quindi lo dico anche a te, di legato. Ah? Di legato. Di legato, non lo sapevo, comunque è una bella cosa che tu dai, quindi ti do una bella la sua patria. Questa, ecco, della proposta che ha fatto la Giunta, che è questa, in realtà loro pensano, e io sono d'accordo, che una delle cose per recuperare è far funzionare tutta la macchina amministrativa in modo. Detto così sembra una cosa facile, ma avendo un po' praticato dentro un ufficio, toccare un ufficio, spostare uno da un ufficio all'altro, più che è una rivoluzione. Ci vuole un grande consenso per farlo. E quindi ci vuole un buon coraggio, perché è un partito, un noto, del consenso che fa quel 7, che deve avere dentro la gente che la sostiene. Perché se va a sostenere i piccoli, le nicchie che ci sono dentro, in realtà non saremo partenti, ognuno ultimamente si aggrappa al proprio albero e pensa di scapparsi tanto aggrappato all'albero, oppure al suo orto, oppure al suo, la sua nicchia, questo sta negli uffici, questo sta in un comune, questo sta in una regione, questo sta in un'azione. L'Europa non sta bene perché la Francia dice io sto vinto, la Germania dice ma io non parlo mica quello che sta succedendo in Grecia, poi è costretta a fare una cosa che se non parla come gente va trascinata in una situazione che anche lei paga il conto da un punto di vista vero. Quindi il primo elemento è la pubblica amministrazione e la riforma. Il secondo sono l'assetto istituzionale e delle comunità. Sulle comunità dico due cose brevemente. Pirilietro è un comune che ha raggruppato 6 comuni, si sono messe insieme. Ho incontrato quindi Pirilietro e gli ho chiesto come ho fatto, ha raccontato, c'è stato qualcuno che ha fatto una tesi di laurea di come si sono messi assieme, quello che esce è che dicono i cittadini funzionano meglio, spendono meno e se ci fosse un referendum, se prima del 60 avrebbero fatto. E loro fanno il Consiglio Comunale, il sindaco, lo fanno fare nei singoli comuni, cioè ogni comune una volta, in un comune una volta dall'altro, una volta dall'altro. Il comune ha mantenuto, se posso tradurre in termini molto volgari, la sua festa del popolo, perché è cambiato il comune. È cambiato tutta la situazione ed è cambiata non nella qualità, ma anche nella professionalità di chi lavora. Quello che era detto è la palla, la palla, dura nella piccola palla. Trovare la palla, se il comune si è specializzato, oppure altri vuol dire l'amministrazione e così via, c'è, vuol dire, un aumento per il professionale più alto, oltre di qualità. Quindi mi pare, vuol dire, dal punto di vista che in realtà sta linea spontanea che i comuni si assieme, noi la dobbiamo incentivare, no? Cambia poco. E noi invece dovremmo far camminare maggiormente. Un altro, poi arrivo alla conclusione, un altro cosa che a me ha fatto spesso ultimamente ed è stata la necessità di progressivare Luca, il territorio, quindi del territorio, avete visto che è stato un articolo sul giornale che in un comune che è schiato, schiato un grande supermercato. E il comune dice, nel mio comune schiato un supermercato significa, voglio dire, una entrata, significa occupazione, però questa presenza di questo supermercato a schiato in questo comune genera un problema per quanto riguarda gli altri comuni che ci stanno attorno, cioè le famiglie cooperative, probabilmente chiudono, e quindi c'è un problema tra chi è tarifo e la diretta povera, quindi c'è una concorrenza del comune. Sì, dice allora, sarebbe importante avere un governo del territorio. Questo perché dico queste due cose? Perché se era vero 10 anni fa il problema del comune, che nessuno vuole togliere competenze al comune, lo dico 3 volte, nessuno le vuole proprio togliere, le competenze ci rimangono e queste dobbiamo mettere le competenze in una comunità che sta nel territorio, perché dovrò far funzionare un territorio per essere, vuol dire, un minimo di governo più complessivo, dai servizi sociali, al territorio, al commercio, alle imprese, alla mobilità, ai trasporti, sta questo. Cosa abbiamo fatto? Allora, io dico, e qua ci sono buoni testimoni, quando ho iniziato la campagna elettorale io ho contrario alle comunità italiane. Dicevo che era un baraccone, un mangiasoldi, non ne capivo l'utilità. Ultimamente devo dire che in realtà
come derivare anche la questione che sta venendo avanti le province comuni. C'è una necessità di trovare un ente, vi dico due o tre ragioni. La prima, nel 72 hanno istituito il Comune Sordo Keller aveva pensato che i compressori diventassero anche un ente intermedio con la volta con suffragio universale, che è stato impedito perché il governo non prevede il quarto livello di suffragio universale, comune, la provincia della regione, le province. Hanno tentato sempre di dare una struttura a questo compressore, non ha mai funzionato, e non ha funzionato perché non c'è una partecipazione dei cittadini. Rispondo la domanda. Chiaro, non è un problema tecnico, è un problema politico, per una semplice ragione. Fin tanto che io ho una provincia, diciamo così, per una regione, che ha poche competenze nel 71, nel 72, aveva ancora un senso. Ma quando ho una provincia, una giunta, che ha tutte le competenze, tranne quelle delle finanze del tribunale, così abbiamo la nuova missione di Capo d'Impero, la politica estera. Ma non c'è politica estera, perché l'ufficio ha la e con l'ufficio Bruxelles dovrebbe fare a Capo d'Impero, e così le trovate la stessa palla. Ma comunque, detto questo, ma comunque, vabbè, osservazione. Tu non puoi pensare che in realtà non fai un decentramento. Perché il potere è tutto sempre decentrato a Trento. E i comuni dei trentini hanno meno potere dei comuni italiani. Hanno meno potere dei comuni italiani. O li rendiamo o li rendiamo. Allora, il tuo ente intermedio, chiamiamolo come vuoi, il suo era più innamorato con la riunione dei comuni, che non era soltanto di,